Salve a tutti carissimi ascoltatori di Radio Android, bentornati in una nuova puntata. Oggi ho il piacere di intervistare Alessio Militano. Bella raga, sono Alessio Militano, un saluto a tutti gli amici di Radio Android che ci stanno ascoltando in questo momento. Colgo l'occasione per ringraziare innanzitutto Mario per avermi invitato a fare questa intervista e quando vuoi partire con le domande, io sono pronto. Va bene, che ne diresti un po' di presentarti per chi magari è in ascolto e non ti conosce ancora? Per chi ancora non mi conosce, comunque appunto, io sono Alessio Militano, ho 17 anni, vengo da Roma, faccio video su YouTube idioti e posto foto idiote su Instagram. Lo so, questa è la mia vita triste, però sono io. Come nasce la tua carriera? Allora, la mia carriera nasce nel 2014, quando ero totalmente sul letto a caso, mi appare un video di... non mi ricordo il nome di questo YouTuber, e mi è preso totalmente il pazzo, mi scaravento fuori dal letto, scendo, accendo il computer, boom, e apro il canale. E quindi da qui, diciamo, è iniziato tutto il percorso che sto portando avanti tuttora. Come nasce invece la tua passione nel fare video? La mia passione nel fare video invece è nata grazie a un mio amico, YouTubers, che lo è tuttora e ha anche molti iscritti, nella quale dove io andavo a riprendere le sue candid camera che faceva e insomma mi ha trasmesso questa cosa perché vedevo lui che saliva, lo fermavano in giro e quindi mi ha anche aiutato a spronarmi, mi ha aiutato con i video, mi ha dato dei consigli e quindi da qua è nata la mia passione per i video. C'è un qualcosa che vorresti dire ai tuoi fan che non gli hai mai detto? Allora, innanzitutto ai miei fan dico sempre tutto, quindi non penso ci sia una cosa che non gli ho mai detto o che vorrei dire tuttora. Se proprio devo dire qualcosa, ovviamente colgo l'occasione per ringraziarli nuovamente per tutto quello che fanno per me, per tutto l'affetto che mi danno, per tutto, per tutto, perché davvero sono la mia priorità sul web, sono loro che mi mandano avanti, sono loro che mi rendono felice quando sto triste, perché anche noi abbiamo una vita e siamo tristi. E niente, comunque li voglio un sacco bene. Se mi stanno ascoltando, gli mando un bacione. Cosa ne pensi di queste nuove tecnologie come i social? Allora, queste nuove tecnologie le trovo abbastanza buone, diciamo. Poi ovviamente dipende sempre da come le usi. E il web è un posto sicuro se sai usarlo, e invece è un posto strapericoloso se non sai usarlo. Comunque, riguardando le nuove generazioni, le nuove tecnologie innovative, penso che sì, potrebbero fare di meglio perché molte cose sono davvero inutili a mio parere. Però diciamo che la generazione e le tecnologie innovative si stanno sempre evolvendo e sicuramente arriverà qualcosa che sorprenderà tutti. Qual è il sogno che vorresti realizzare sin da bambino? Il sogno che vorrei realizzare da bambino, fin da bambino, era, ora non è la classica frase fatta, ma era appunto fare lo YouTubers. Ovviamente non lo YouTubers perché non sapevo cosa voleva dire questo termine, ma mi è sempre piaciuto fare video su YouTube, su questa piattaforma, intrattenere delle persone, avere delle persone che, diciamo, mi stavano accanto, mi supportavano e mi guardassero. In primis che capivano la mia situazione. Quindi diciamo che questo era il mio piccolo sogno nel cassetto che ho voluto portare avanti, ho voluto iniziare e appunto ho quasi realizzato perché non bisogna mai fermarsi, tutti i traguardi sono solo un nuovo inizio. E quindi sì, diciamo che era fare lo YouTuber. Come ultima cosa ti chiedo qual è il consiglio che daresti a tutti i giovani ragazzi che si vogliono avvicinare al mondo di YouTube oppure al mondo degli influencer? Il mio consiglio è di, se volete aprire un canale, dovete avere le idee chiare, non fate come me che qualche mese tentenno un po' e mi scordo completamente che sono uno YouTubers. Comunque, a parte gli scherzi, se volete aprirvi un canale, dovete avere le idee ben chiare, dovete avere l'autorizzazione dei vostri genitori perché dipende anche da persona in persona su cosa volete fare su YouTube, dovete stare attenti a quello che pubblicate, a quello che dite e a tantissimi altri fattori che appunto ci sono nel web e che girano adesso. Quindi il consiglio è andate avanti, se è una vostra passione, portatela avanti e non permettete a nessuno di interromperla oppure di farvi criticare. Ragazzi, le critiche sono l'ultima cosa che dovete ascoltare, anzi neanche dovete ascoltarle perché sono la cosa più inutile che esistano. Bene, questa era la mia ultima domanda. Io, Alessio, ti ringrazio veramente per aver accettato il mio invito e ti mando un grande abbraccio. Ciao e grazie ancora. Siamo arrivati alla fine di questa intervista, colgo nuovamente l'occasione per ringraziare Mario per avermi invitato a Grazie a te. farla. Vi mando un salutone a tutti gli amici di Radio Android, un saluto da Alessio e un bacione. Bella!